alla riscoperta di 5 luoghi dimenticati della città, realizzando 5 incontri diffusi con la cittadinanza in aree non ancora recuperate per favorirne la riattivazione, grazie al contributo di 5 architetti. Il progetto Residui è dell'associazione Viviamo la Q, che dal 2012 si occupa di ricostruzione partecipata ed ha avuto l'appoggio del Comune dell'Aquila e di Ance Giovani. L'associazione Viviamo la Q aveva proposto questa iniziativa, ovviamente patrocinata e sponsorizzata da Ance Giovani, quindi dal presidente Giordano Equizzi, e l'ho accolta veramente ben volentieri, anche perché questa città ha bisogno di rinascere, e ancor meglio con il parere di grandi architetti che vengono qui all'Aquila, in questi luoghi ecco residuali, per questo si chiama residui, cioè non ancora ritornati alla vita, non ancora integrati nella vita urbana, economica e sociale della città. Ed è bello avere questi seminari proprio all'aperto, vivendo il posto e le emozioni, le sensibilità che anche gli interlocutori, quindi i cittadini che verranno ad ascoltare questi dibattiti, saranno appunto dei dibattiti aperti, potranno colloquare con l'artista, con il professionista, con l'architetto, e magari verranno fuori sicuramente delle buone idee da proporre poi a livello urbanistico per la città. Noi come Ance Giovani stiamo sostenendo questa attività e abbiamo dato il nostro patrocinio, il nostro contributo, come stiamo facendo. Si inserisce un filo di iniziative che stiamo portando avanti come associazione giovani, in primis ormai quella più consolidata con l'Università degli Studi dell'Aquila, con il DICEA, e poi adesso da breve appena firmata la convenzione con l'Istituto Tecnico Superiore per Geometri. Appunto, noi cerchiamo sempre di collaborare e dare una mano per quanto riguarda queste iniziative propositive, dove possiamo dire la nostra per la qualità e per aumentare la qualità dell'edilizia, dove possiamo sederci a un tavolo e ragionare con queste persone per poter fare in modo che l'edilizia non sia soltanto, non rimaniamo soltanto dei meri esecutori, ma bensì anche provare a dire il nostro pensiero. Il 23 agosto in piazza Santa Maria Paganica, incontro con Giovanni Vaccarini, il 30 a Porta Branconio ci sarà Simone Ghezzi, il 6 settembre in Chiassetto del Campanaro Marilena Baggio, il 13 settembre Walter Micolini in Largo Tunisia e per concludere il 20 Maurizio Milano in piazza San Marco. Gli incontri andranno avanti dalle 16.30 sino alle 21 e prevedono prima la passeggiata in centro e poi il dibattito. Residui è un appuntamento culturale, un esperimento per connettere la città dell'Aquila con alcune eccellenze del panorama della progettazione italiana, e quindi saranno sviluppati dei temi vari che vanno dall'urbanistica alla progettazione strutturale, passando per il recupero degli spazi urbani, e verranno approfonditi appunto da questi 5 per ora progettisti, che daranno una loro visione della città e anche una prospettiva diversa, insomma, che possa essere partecipata insieme agli interlocutori degli eventi. Che luoghi avete scelto? Abbiamo scelto luoghi abbandonati o comunque parzialmente recuperati dal centro storico, che vanno da piazza Santa Maria Paganica a Porta Branconia, piazza San Marco, Largo Tunisia e Chiassetto del Campanaro, che si trova appena dietro Santa Maria Paganica.